tante verità assolute da dare. Presento in maniera modesta lo sforzo che abbiamo realizzato, io in primis e poi chi mi ha in questa avventura mi ha accompagnato, e sono una proposta, sono apertissimo a discuterla e anche a cambiare radicalmente le mie idee, se sia necessario, per giovare alla conoscenza di Pompei e di questo testo che è veramente straordinario. Quindi, veramente sono molto contento di questo momento di dibattito, perché ci sono tutta una serie di punti che vanno con voi discussi. Ora io leggerò il testo in italiano, poi prenderò il testo in latino per vedere una serie di punti che rimangono particolarmente problematici. Innanzitutto, come vedete, non c'è il nome del defunto. Forse era su una lastra lì sopra, che ormai è perduta, è meno probabile che sia nella parte inferiore non ancora scavata. E per quanto riguarda la traduzione, ripeto, poi il testo latino lo vediamo nei casi cruciali, questa era la traduzione proposta. Costui, in occasione della sua toga virile, offrì alla cittadinanza pompeiana un banchetto con 456 triclini, in modo che su ciascun triclinio trovassero posto 15 uomini. Offrì uno spettacolo gladiatorio di tale grandiosità e magnificenza, da potersi confrontato con qualsivoglia nobilissima colonia fondata da Roma, poiché parteciparono 416 gladiatori. Ora, poiché la sua munificenza era concisa con una carestia, per questo motivo, per un quadriennio, li alimentò, e per lui la preoccupazione per i suoi cittadini fu superiore a quella per il suo stesso patrimonio. Infatti, essendo posato un moggio di frumento a 5 denari, ne acquistò e lo mise a disposizione del popolo 3 vittoriate al moggio, e affinché a tutti pervenisse questa sua liberalità, distribuì alla cittadinanza individualmente, attraverso i suoi amici, una quantità di pane cotto equivalente a 3 vittoriati. In occasione del suo spettacolo, che aveva organizzato prima del Senato Consulto, per tutti i giorni di giochi, per ogni tipo di combattimento e programma, fornì animali di tutte le specie, senza distinzione, alle cacce. E poiché Cesare aveva dato ordine di deportare dalla città tutte le famiglie condannate, concesse solo a costui di ricondurre in patria i Pompei. Qui vedete, ci sarà uno dei nostri dibattiti più accesi, perché lo vedremo nel testo latino sull'interpretazione del termine Pompeius. Qui offro questa possibilità, ce ne sono altre, lo vedremo. In occasione del suo matrimonio, elargì la somma di 50 numi a ogni singolo decurione. Per quanto riguarda il popolo, 20 denari per ciascun augustale e 20 numi per ogni pagano. Poi vedremo chi sono i pagani, poi vedremo soprattutto se il termine popolo può essere interpretato in questa maniera. Come già molti di voi sanno, altri di voi lo leggono adesso, c'è qualche incongruenza nella distribuzione, in questa distribuzione di metallica, ne siamo consapevoli, bisogna discutere appunto sul testo latino e poi sulla possibilità di tradurlo. Organizzò in due occasioni grandi spettacoli senza onere alcuno per la comunità. Per tutte queste cose, in base alla ricerca della richiesta della cittadinanza, essendo d'accordo tutti i decurioni che fosse cooptato come padrono, mentre il buono lo riferiva all'assemblea, egli stesso, da privato cittadino, oppose il suo veto, affermando di non essere in grado di essere padrone dei suoi cittadini. La tomba, quindi, presento l'iscrizione sepolcrale, possiamo dire nella forma delle res gestae, che non presenta nome e cariche del defunto, probabilmente trascritte, come dicevo, in una tabella in alto, nella parte distrutta. Sono ricordate invece azioni ed attività realizzate in occasione di momenti importanti della vita del personaggio, dall'assunzione della toga virile alle nozze, eventi celebrati con atti di munificenza vari. Banchetto pubblico, giochi con combattimenti tra gladiatori, cacce con bestie di ogni genere, distribuzione di frumento e sottoposto, e poi distribuzioni gratuite di pane cotto, elargizione di denaro a decurioni e a magistrati delle associazioni.
eccetera. Una pratica, questa, notoriamente diffusa e ben documentata fra i ricchi cittadini di municipi e colonie, volta ad acquisire e mantenere prestigio e promuovere la carriera politica. Nel nostro caso, le elargizioni e le manifestazioni assumono un carattere di eccezionalità per il numero elevato di uomini e la varietà di animali messi in campo, nonché per quantità di persone coinvolte nelle forme varie di beneficenza. Inoltre, grazie alla citazione di eventi topici della vicenda pompeiana e della vicenda esistenziale del defunto, apprendiamo dati importantissimi della storia pompeiana, anche con riferimenti al famoso episodio narrato da Tacito, su cui torneremo in questa giornata, avvenuto a Pompei 59 d.C. I dati biografici ricordati nelle birre che consentono di avanzare una proposta di identificazione dell'anonimo personaggio citato nell'elogio, che, come già dice il titolo della mia relazione, vorrei identificare con Virgilio Aurelio Smaio, come vedremo. Ma prima di passare all'identificazione, dobbiamo ovviamente commentare e rivedere il testo italiano e latino di questa straordinaria scrizione. Prima tappa, munificenze per l'assunzione della toga virile. A questa tappa della biografia del defunto è dedicata gran parte dell'elogium, con una composizione del testo epigrafico particolarmente interessante. Gli eventi vengono narrati in maniera ampia e particolareggiata, con indicazioni puntuali di dati numerici delle attività di munificenza, scanditi con una precisa sequenza, evidentemente in modo da rispettare la tempistica dello svolgimento degli stessi, anche se l'attenzione alle singole azioni risulta assai disomogenea. L'articolazione del testo prevede innanzitutto il ricordo di un ricco banchetto e di seguito uno spettacolo gladiatorio e infine le attività di liberalità che, prolungatesi per 4 anni almeno, per l'interpretazione che diamo al testo, quindi a partire dal momento dell'assunzione della toga virile, avevano previsto la distribuzione di frumento e di pane e l'insistenza è data in maniera sistematica sulla grandiosità delle operazioni rivolte alla comunità pompeiana, di cui avevano giovato praticamente tutte le famiglie in qualche maniera. L'ecumenicità e la grandiosità delle azioni destinate al popolo tutto, al momento iniziale di una carriera di cui alla fine della vicenda esistenziale si doveva unanimemente riconoscere il successo, è forse un'esperienza per sottolineare il diritto ad un'ascesa sociale che, come è noto, si calibrava proprio sui momenti iniziali della carriera, ossia l'assunzione della tua famiglia. Oltre a ciò, è evidente che laddove le azioni delle più recenti azioni, cui nel testo è dato assai meno rilievo, si pensa agli altri due spettacoli citati un po' più avanti, questi potevano essere ancora vivi nella memoria collettiva del popolo pompeiano, anche grazie ai titoli ancora presenti sulle strade pompeiane, le munificenze intraprese ormai molti decenni prima rischiavano di andare perse e non più serbate nella memoria. Il banchetto. Raggiunto il primo traguardo dell'esistenza, di questa esistenza di successo, il giovane si distingue per l'allestimento di straordinarie forme di munificenza, quindi un epulum, come dice appunto l'iscrizione, dove vengono allestiti ben 456 tritrini e il dato fondamentale è che l'iscrizione ci dice anche quante persone ogni trichino doveva ospitare. Si tratta di 15 persone per trichino e quindi questo è un dato particolarmente interessante perché ci dà un numero fisso per la cittadinanza pompeiana, quindi io intendo ovviamente per i maschi adulti, e questo almeno quindi nei primi decenni del primo d.C. è un totale che ammonta a 6.840 persone. Il dato quindi permette di avere un punto fermo da cui partire per calcolare gli abitanti delle colonie, permettendo di superare lo stato di incertezza che pesa su ogni tentativo di ricostruzione che si basi o sulle case o sul territorio di pertinenza della colonia. Il dato recuperabile nella nostra iscrizione ci consente di ipotizzare un elevato numero complessivo degli abitanti pompeiani che, se i dati aventi diritto coincidono con il 27-30% della popolazione totale, potrebbe raggiungere, sommando maschi adulti, donne e bambini, la cifra approssimativa di 30.000 abitanti. Ma su questo ovviamente possiamo discutere.
Gli spettacoli gladiatori, insieme e oltre all'Eclum, viene allestito un sontuoso munus gladiatorium, che è tanto sontuoso che viene definito Adeo Magnum et Splendidum. E qui, in questo punto molto complesso, che in cui dice, io ho segnato in giallo, ab urbe lautissime colonie conferendum esset, la traduzione che appunto è stata proposta è quella appunto che si fa un confronto fra le lautissime colonie fondate da Roma e quella appunto di Pompei, così sontuoso che si poteva confrontare con le lautissime colonie. E questo perché? Perché erano stati messi in campo 416 gladiatori. Qui c'è un problema nel testo, perché il testo, io non ho detto una cosa, ogni parola è puntata. Dopo ogni parola c'è un punto triangolare abbastanza visibile. In alcuni casi ci sono dei punti che invece sono delle staffiature, lo vedremo anche domani. In altri casi, come qui, sembra invece che ci sia proprio un punto dopo abuer. Il testo dice gladiatores in ludo abuer et cum munus eius incaridate. Tra l'altro l'abbiamo dimenticata proprio ieri quando abbiamo rifinanziatamente rispacchettato questa iscrizione che è stata per molti mesi ricoperta per problemi appunto di conservazione, visto che si dovevano lavorare tutto intorno e per proteggerla anche dalle piogge, e quindi il punto effettivamente c'è, e quindi dopo abuer c'è deve essere un punto, e quindi sarebbe un'abbreviazione, una delle tre abbreviazioni che è il testo. In un caso c'è il gladiat, un abbreviatore, un altro caso è il senato consulto, e questa sarebbe la terza. Quindi non ci meraviglia il fatto che in alcuni casi bizzarri abbiamo anche la vicina, abbiamo avuto la necessità, forse avete si accorto che stavo andando troppo avanti con quella linea, non lo so, il problema è che comunque la si costruisca c'è un errore, perché ci dovrebbe essere il congiuntivo. Noi all'inizio avevamo letto tra l'altro abuer, pensando appunto che non ci fosse il punto, invece il punto c'è fra abuer ed et, quindi abuer et cum, però anche se ricordiamo, ma se abuer dovrebbe essere abuerunt, qualche problema c'è nella conseguenza tempo e nella composizione del testo. Quindi su questo vorrei anche un po' l'illustre parere dei contenuti. Dunque, gli spettacoli, lo spettacolo gladiatorio, quindi si tratta di uno spettacolo, questo che va distinto dagli altri spettacoli citati più avanti, di cui tra l'altro si cita in un caso le Venaziones, e poi ci sono, ci sono altri due spettacoli che vengono citati, così dicendo, semplicemente sì, in mezza pubblica, ma vedremo, che riguardano ulteriori tappe della vicenda biografica del nostro personaggio. Allora, entrando brevemente nel merito di Murea, ovviamente lo spettacolo che si è riportato è uno spettacolo molto particolare, perché si segnala per l'elevatissimo numero di gladiatori. Può sembrare bizzarro che ci siano, che ci sia un'iperbole, il numero c'è, 416 gladiatori, però se approfondiamo non è così bizzarro, se vediamo un po' come succede in altri casi, sia a Pompei sia per esempio a Putecoli. Il successo dello spettacolo del resto si misurava in base alla grandiosità della messa in scena, nonché dalla durata degli stessi. Il nostro spettacolo evidentemente si deve essere sviluppato per più giorni, anche se non è esplicitato. Però il numero elevato di gladiatori messi in campo, secondo me, dà la somma. Mentre le iscrizioni dei titoli piccoli pompeiani danno di solito 20 paria o 30 paria, qui però 20 paria e ci dicono, sappiamo che potevano svilupparsi per 2, per 3, per 4 giorni, in un caso più di una settimana, ma c'è anche un caso celebre di Pozzuoli con, tra l'altro, c'è stato però Pompei, con un numero veramente inusitato di giorni, probabilmente con pause all'interno. Quindi la mia ipotesi è che qui si siano fatte almeno una settimana di giorni, 6 o 7 giorni, con paria normali, quindi 30, 40, aggiungendo anche i suppositici che spesso vengono citati nei titoli, e che quindi tutto il conto insieme fa 456. Io avevo anche bozzato una proposta di ripartizione dei giorni, ma significa andare troppo oltre, siamo veramente nel puro campo delle ipotesi, perché
si possono allungare i giorni o si può aumentare il numero di paglia, però quello che è interessante è che lui qui, proprio per segnalare l'importanza della porta, ci dà il numero complessivo, cosa che non avviene nei titoli piccoli. Quindi è molto interessante la differenza proprio di linguaggio che si esprime per esprimere stesse, descrivere stesse situazioni, stessi avvenimenti su un'iscrizione ufficiale come questa della torre e nei titoli piccoli che poi andavano persi nel tempo. E quindi non era una tranciata della memoria. Cioè, io questo vorrei segnalare qui, si insiste sulla memoria che deve rimanere anche rilevato numero rispetto ai titoli che si perdono, si, come le iscrizioni elettorali vengono anno dopo anno ridipinte. Dunque, Edulum, il Murus, e poi continua con altre forme di liberalità. La narrazione degli eventi, quindi poi concede una particolare enfasi anche alle distribuzioni onorarie che si svolgono per un quadriennio, mi sembra di capire, propter quod quadriennio eros pabit, potio rei cura civium suor, fuit qua.